Buonasera, bentornati in diretta per queste finestre del TG di aggiornamento sull'esito dei voti per le elezioni amministrative. Allora, partiamo intanto da quelli che sono alcuni voti ormai consolidati. Il definitivo, infatti, nel comune di Londa, il primo ad arrivare con soltanto due sezioni. Ebbene, il sindaco uscente si riconferma, Leandro Murras, con il 55,66% delle votazioni, secondo la lista civica per Londra con il 23,86%, infine Tommaso Cuoretti del Movimento 5 Stelle che si ferma al 20,47% e hanno votato tutti, le sezioni scrutinate sono state, come detto, sono state scrutinate tutte quante. Dato definitivo anche quello di San Lorenzo, almeno dovrebbe essere secondo i dati che abbiamo, Manni, il sindaco uscente, Alessandro Manni, del Partito Democratico si ferma al 57%, vince con il 57%, mentre lo sfidante Trespoli si fermerebbe al 42%. Naturalmente gli aggiornamenti ci sono anche per i comuni più grandi, però prima di andare a vedere quali sono questi risultati, di fatto che a Firenze, ma soprattutto a Prato, sembrano davvero orientare verso una vittoria schiacciante del Partito Democratico, vogliamo collegarci con il consigliere regionale del Partito Democratico Nicola Danti, che era anche candidato alle elezioni europee, che salutiamo. Buonasera Danti. Buonasera. Allora Danti, partiamo intanto dal risultato eclatante del Partito Democratico, un risultato positivo anche per lei qui nella sua Toscana, insomma nell'Italia centrale. È stato un grande risultato. Il Partito Democratico ha avuto un consenso straordinario, per la prima volta supera il 40% nella sua storia. È frutto, credo, di una proposta politica che il governo sta facendo con il suo segretario politico, il capo del governo, e che credo i cittadini abbiano apprezzato nei primi 3 mesi di governo, ma anche per l'attività che il governo e che il partito di supporto ha fatto in questa fase. Quindi un risultato meraviglioso. Da un punto di vista personale sono molto contento che sia stato riconosciuto un lavoro sul territorio che ho fatto da molti anni. Adesso che il Partito Democratico, insomma, ha anche una voce, può fare la voce grossa in qualche modo in Europa, ci sarà naturalmente qualcosa da cambiare. Abbiamo detto, lo abbiamo sentito dire più o meno da tutti, la fine dell'austerità, questa deve essere la fine delle politiche dell'austerità, è un obiettivo per tutti, per il Partito Democratico a questo punto ha maggior ragione perché il gruppo in Europa dei socialisti e democratici è sempre più forte. Ma noi possiamo andare in Europa e possiamo affrontare il prossimo semestre europeo con la forza di un voto straordinario per il governo con il 40% e con una pattuglia di parlamentari all'interno del gruppo socialista che è determinante. Siamo il gruppo, la delegazione nazionale più importante all'interno del gruppo socialista. È evidente che l'Europa non potrà fare a meno di tenere in considerazione le priorità politiche che l'Italia porterà avanti attraverso il suo governo e attraverso l'azione dei gruppi che sono maggiormente rappresentativi all'interno del Parlamento europeo. Io penso sarà una fase importante nel quale l'Italia riprenderà il suo ruolo all'interno dell'Europa, è sempre stato quello di essere un motore del cambiamento, un motore dell'integrazione, un motore dell'Europa nuova e tutti ci aspettiamo, un'Europa che sta più attenta ai bisogni dei cittadini, al lavoro e meno alle banche e alla finanza. Guardi, le do in diretta un dato che magari le interessa, è quello di Pelago, dovrebbe essere definitivo con Zucchini, il sindaco uscente che vince col 56,28%, Cotoneschi è arrivato secondo al 34,86%, Luca Vigni infine l'8,86%. Più in generale, Danti, insomma, la Toscana si è dimostrata ancora una volta una roccaforte per il Partito Democratico e per il centro-sinistra. La Toscana si è dimostrata un territorio non solo forte per il Partito Democratico, ma forte perché ha un tessuto di amministratori molto bravo, molto capace, che sta sul pezzo tutti i giorni, attento ai bisogni delle proprie comunità e questa è la nostra forza. Sono contento che Renzo Zucchini sia per i prossimi 5 anni ancora il mio sindaco. E
allora noi ringraziamo e facciamo un grande in bocca al lupo a Nicola Danti per il suo lavoro. Grazie per essere stato con noi, complimenti. Grazie davvero. E salutiamo Nicola Danti, intanto vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro direttore Marco Talluri. Intanto però un aggiornamento anche per quanto riguarda le percentuali che riguardano il comune di Firenze, che in questo momento con 13 sezioni scrutinate su 360, naturalmente però i risultati ancora in corso, poi su alcuni siti piuttosto che altri i risultati vanno e viaggiano a velocità diverse, naturalmente però stando a questa, diciamo, a questo dato qui, Dario Nardella sarebbe al 61,17%, diciamo intorno a quota 60%, quindi se davvero fossero confermate queste previsioni, insomma questi dati parziali, sarebbe davvero una vittoria schiacciante per Nardella. Su Marco Stella, che però dovrebbe attestarsi come secondo con il 13%, intorno al 13%, mentre Miriam Amato del Movimento 5 Stelle si fermerebbe intorno all'8%. Sono dati solo non ancora definitivi, però di fatto dimostrano che la tendenza potrebbe essere anche quella di un centrodestra, diciamo di un Forza Italia, la lista che sostiene Marco Stella insieme alla Lega Nord e alla lista civica Cittadini per Firenze, che si attesta secondo dopo prima del Movimento 5 Stelle. Le previsioni non davano questo dato diciamo alla vigilia. Un aggiornamento anche per quanto riguarda Prato, perché era un comune importante visto che è governato fino ad oggi dal centrodestra di Roberto Cenni. Qui su le sezioni scrutinate sono un pochino meno, si viaggia intorno alle 4-5 sezioni scrutinate. Biffoni sarebbe ancora primo intorno alla soglia del 60%, quindi anche per lui un risultato che addirittura annullerebbe, per così dire, l'ipotesi del ballottaggio, che invece diciamo era stata ampiamente data per quasi certa prima del voto. Vediamo allora se abbiamo in linea con noi il direttore Marco Talluri per capire e analizzare insieme a lui quello che è stato il voto. Direttore, ci sei? No, ancora allora non abbiamo disponibile. Proseguiamo allora con la conta dei comuni, vediamo come sta andando nelle altre città, quelle più importanti naturalmente. Abbiamo visto Prato, abbiamo visto Firenze, vediamo un aggiornamento anche per quanto riguarda Empoli. Stando al sito del Ministero dell'Interno, il Partito Democratico di Brenda Barnini si attesterebbe intorno al, diciamo, la coalizione, visto che c'è anche una lista civica, si attesterebbe intorno al 51%. E quindi anche qui una vittoria che non metterebbe il ballottaggio. Damasco Morelli si ferma al 14,80%. Allora, prima di contattare il nostro direttore, vediamo intanto quello che è stato il commento del segretario regionale del Partito Democratico, Dario Parrini, che ha parlato questa mattina, dopo che c'erano i dati appurati sul voto europeo, e però anche per quanto sta accadendo in Toscana, che naturalmente è di quanto più positivo per il Partito Democratico. E allora il commento di Dario Parrini. Allora, un grandissimo risultato, oltre le aspettative. Davvero, il 56% in Toscana è un risultato grandissimo, lo è il 40% e più a livello nazionale. Riusciamo ad eleggere al Parlamento europeo due nostri dirigenti come Simona Bonafè e Nicola Danti. Purtroppo non ce l'hanno fatta Leonardo Domenici e Ilaria Bonaccorsi, che comunque ringrazio per il grande impegno che hanno profuso nella campagna elettorale. Questo grande risultato ci consegna anche una grande responsabilità, oltre che una bella gioia e una soddisfazione forte. Dobbiamo dimostrarci all'altezza delle aspettative che abbiamo saputo suscitare nei cittadini con una campagna elettorale seria e molto intensa. Guardando all'Europa, comunque il PD è l'unico partito che si afferma, un partito di governo che si afferma. E come l'aspettavate questo risultato? Adesso che cosa succede? Nei sondaggi della vigilia questa tendenza era già abbastanza chiara, anche se non se ne potevano misurare bene, diciamo, le consistenze. Però è innegabile che se prendiamo i grandi paesi europei, dappertutto il partito che esprime il Presidente del Consiglio in carica ha perso molti voti. È successo in Gran Bretagna, in Germania, in Spagna, in Francia. In Italia no, è successo il contrario. Noi rispetto alle precedenti politiche abbiamo avuto un avanzamento del 15%. È un dato anomalo, credo sia da ricollegare anche alla grande popolarità e fiducia che circonda il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dobbiamo questa forza, ripeto, spenderla bene, usarla bene. Ha ragione Renzi dicendo che non è il momento di festeggiare, ma di rimettersi a lavorare, e anche noi in Toscana faremo così.
Allora, questa era la dichiarazione di Dario Parrini, il segretario regionale del Partito Democratico. Dobbiamo rimetterci a lavorare, però certo, come dire, nascondere quella che è la gioia del Partito Democratico per l'esito di questo voto è sicuramente difficile. Aggiorniamo anche il dato per quanto riguarda Calenzano. Qui ancora le sezioni scrutinate sono soltanto diciamo meno della metà, però il dato sembra veramente eclatante: 79% il sindaco uscente Alessio Biagioli, almeno stando appunto alle sezioni finora scrutinate, quindi una sorta di plebiscito in qualche modo. Lo stesso dato schiacciante anche per quanto riguarda il comune di Ruffina, diciamo nella parte della provincia di Firenze, da questa parte più vicina a noi. Ruffina intorno al 75%, il sindaco uscente Pinzani. Una situazione invece leggermente diversa, stavo controllando proprio adesso, per quanto riguarda il comune di Livorno, che era un comune dove diciamo c'è particolare attenzione, anche perché era candidato l'ex segretario del PD Marco Ruggeri, segretario regionale. Ebbene, che si fermerebbe, sarebbe primo in testa, ma si fermerebbe al 36,25%. Anche qui le sezioni scrutinate però sono veramente poche, soltanto due, e quindi diciamo è difficile ancora dare un dato certo. Dopo di lui la lista civica Buongiorno Livorno di Andrea Raspanti sarebbe intorno al 17%, mentre il Movimento 5 Stelle al terzo posto con il 16% dei voti. Ho qui adesso anche i voti per quanto riguarda, dovrebbero essere quelli definitivi, per quanto riguarda San Godenzo, il sindaco Alessandro Manni. In realtà diciamo, è proprio sul filo del rasoio, al 57,43%, no scusatemi, ho letto male i dati io, allora vince in qualche modo definitivamente il 57,43% il sindaco uscente Alessandro Manni, quindi riconfermato. Trespoli si ferma invece al 42,57%, tutto scrutinato il 100% dei voti, e quindi è un dato definitivo. Dato definitivo anche quello di Firenzuola, dove Claudio Scarpelli supera il 60%, si ferma al 60,71% contro la sfidante Deborah Righini, ferma invece al 39,29%. Vi abbiamo dato alcuni dati, alcuni definitivi, altri provvisori. Naturalmente l'aggiornamento continuerà durante il pomeriggio, andremo avanti con altre finestre e poi riproposte in replica subito dopo. Vi ricordo l'hashtag per comunicare con noi, che è Tivoto. Poi alle 18 appuntamento con Malacoda di Ilario Antonetti, alle 21.20 da non perdere l'appuntamento con Giro Tondo di Andrea Vignolini. È tutto per questa edizione, ci vediamo tra 45 minuti.